Ebbene, anzi, volevo dire una cosa importante. Soprattutto bisogna sapere che cosa dire. Cuore allegro, ciel aiuta, lo spirito afflitto secca le ossa. Non parlavano gli italiani in Sicilia come non parlavano gli italiani in Lombardia. Ovvero, se lo parlavano molto male. Le tagliatelle, riso, pasta, i capelletti. Cioè anche noi donne parliamo dei problemi di politica. Voi, poveri, malati, profughi. Popolo italiano! Corri alle armi! Yeah, viva l'imperatore Carlo Magno! Yeah, viva l'imperatore Carlo Magno! Perché la gente non crede più, perché è credibile. In queste condizioni non so quello che si possa fare. Com'è la tua lira? Non voglio polemizzare, ma con quelli che fischiano, sono dei coglioni. D'un colpo, qui, senza mestieri, senza nulla, si sono messi a levare i porchi. Il risultato finale non è la maggior sicurezza per i passeggeri, ma è una compatizzazione del numero di aerei. Scusa, perché io parlo poco italiano? Ci ridono in faccia perché non sappiamo esprimerci come desiderano loro, no? Ha fatto 2 anni innocente per non aver commesso il fatto in galera. Anzi, c'è stata una grave decadenza dei costumi. Perciò perché? Perché il governo è disgraziato. Invece ora lo scrittore ha occupato il campo e il mondo rappresentato invece si svuota. L'artista ha un obbligo morale verso il suo lettore, spettatore che sia, di dargli un concentrato di pensiero. Che è arrivata, dice, caro Don Milani, quando lei dice che l'obbedienza non è più una virtù, intende riferirsi anche ai rapporti tra genitori e figlioli o soltanto ai rapporti tra cittadino e Stato? E noi abbiamo per ora preparato questo abbozzo di lettera che è ancora a mezzo e che finiremo di correggere. Caro amico, una volta venne qui una studentessa e quando seppe che nessuno di noi fuma, disse: se mi proibissero di fumare sarebbe quando fumerei. I ragazzi non riuscirono a capire. Non immaginavano che nel mondo degli studenti si arrivasse a queste storture. A questa stortura? Sì. Ho messo... A questo degli studenti si arrivasse a tal punto. Arrivava a tal... Perché non ti piace fare la stortura? Eh? O è la stessa. Non è... Ma lo so. Ma si avvicina anche male. Invece a tal punto... Stortura... Secondo me la parola stortura deriva da storto. Storto è una parola che conoscono tutti. Sicché stortura, anche chi non avesse la parola stortura, capisce la parola. Ah, si capisce, sì, ma non è comune. Qui i piccoli non fumano perché glielo ho previsto. I più grandi non fumano perché hanno capito che era stupido fumare. A questo punto non si può più parlare di obbedienza, ma solo di libera scelta. Se questa libera scelta coincide con la mia, è solo perché anche la mia coincide con qualcosa di più grande di me, cioè il retuso della ragione. Per esempio... Nessuna persona ragionevole sosterrà che ci siano forti argomenti a favore del fumo. La vita della nostra scuola scorre così senza contrasti insolubili. Il ragazzo capisce a poco che non potrà resistermi finché non sarà più grande di me. E non è facile perché io sono molto grande. Penso molto, voglio molto bene, sto con i ragazzi tutto il giorno e tutto l'anno, non ho segreti per loro. Ma diventare più grandi di me non è difficile, perché questo bene... No, dove è andato? Quando i ragazzi escono di casa e fanno esperienze nuove che poi possono insegnarmi diventando in qualche... No, ho sbagliato tutto. No. Ma diventare più grandi di me non è difficile quando i ragazzi escono di casa e fanno esperienze nuove che poi possono insegnarmi diventando in qualche campo più competenti di me. A questo punto il più... adulto fra noi è quello che porta argomenti più validi, cioè quello che ha pensato quella questione più a fondo e con più amore. Ed è una gioia per me cedere davanti a un figliolo che ne sa più di me. Ricordati però che questo caso è raro, perché come dice la poesia di un bambino cubano, il niño che noi studiano è sbor rivoluzionario. I ragazzi qui studiano e pensano, ma anch'io studio e penso con loro, perché il maestro che noi studiano è ben autoritario. Normalmente arriviamo alla verità insieme. Quando rimane qualche divergenza, il bene che ci vogliamo ci aiuta a risolverla e a convivere senza tragedie. Perché questo bene è fatto di rispetto reciproco.
I ragazzi non mettono in discussione chi ha un'esperienza più lunga e io a mia volta non dimentico che un'esperienza più breve ma più recente ha una garanzia di maggior verità perché il mondo progredisce. Il parlarsi fonde queste due ricchezze. Io so tutto quel che sanno loro e loro sanno tutto quel che so io. È per questo che così spesso le nostre volontà coincidono. A casa tua a tavola parli? O sei tu una di quelle famiglie che tengono il televisore in tavola e dove tra mamma e figliolo non si parla mai delle cose che stanno davvero a cuore? Barbiana è sul fianco nord del Monte Giovi, a 470 metri sul mare. Barbiana non è nemmeno un villaggio, è una chiesa e le case sono sparse tra i boschi e i campi. I posti di montagna come questo sono rimasti disabitati. Se non ci fosse la nostra scuola a tenere fermi i nostri genitori, anche Barbiana sarebbe un deserto. In tutto ci sono rimaste 39 anime. I nostri babbi sono contadini o operai. In molte case, e anche qui a scuola, manca la luce elettrica e l'acqua. La strada non c'era. L'abbiamo adattata un po' noi perché ci passi una macchina. La nostra scuola è privata. È in due stanze della canonica, più due che ci servono da officina. D'inverno ci stiamo un po' stretti, ma da aprile a ottobre facciamo scuola all'aperto e allora il posto non ci manca. Ora siamo 29, 3 bambine e 26 ragazzi. Il più piccolo di noi ha 11 anni, il più grande 18. I più piccoli fanno la prima media, poi c'è una seconda e una terza industriali. Quelli che hanno finito le industriali studiano altre lingue straniere e disegno meccanico. L'orario è dalle 8 di mattina alle 7 e mezzo di sera. C'è solo una breve interruzione per mangiare. La mattina, prima delle 8, quelli più vicini, in genere, lavorano in casa loro, nella stalla o a spezzare legna. Non facciamo mai ricreazione e mai nessun gioco. Quando c'è la neve, sciamo un'ora dopo mangiato e d'estate nuotiamo un'ora in una piccola piscina che abbiamo costruito noi. Queste non le chiamiamo ricreazioni, ma materie scolastiche particolarmente appassionanti. Il priore ce le fa imparare solo perché potranno esserci utili nella vita. Abbiamo due stanze che chiamiamo officina. Lì impariamo a lavorare il legno e il ferro e costruiamo tutti gli oggetti che servono per la scuola. I giorni di scuola sono 365 l'anno, 366 negli anni bisestili. Abbiamo 23 maestri, perché esclusi i 7 più piccoli, tutti gli altri insegnano quelli che sono minori di loro. Il priore insegna solo i più grandi. Per prendere i diplomi andiamo a fare gli esami come privatisti nelle scuole di Stato. Prima di venirci, né noi né i nostri genitori sapevamo cosa fosse la scuola di Barbiana. Questa è una scuola particolare. Non c'è né voti, né pagelle, né rischio di bocciare o di ripetere. Questa scuola, dunque, senza paure, più profonda e più ricca, dopo pochi giorni ha appassionato ognuno di noi a venirci. Non solo, dopo pochi mesi ognuno di noi si è affezionato anche al sapere in sé. Ma ci restava da fare ancora una scoperta. Anche amare il sapere può essere egoismo. Il priore ci propone un ideale più alto. Cercare il sapere solo per usarlo al servizio del prossimo. Per esempio, dedicarci da grandi all'insegnamento, alla politica, al sindacato, all'apostolato o simili. Per questo qui si rammentano spesso e ci si schiera sempre dalla parte dei più deboli, africani, asiatici, meridionali italiani, operai, contadini, montanari. Ma il priore dice che non potremo fare nulla per il prossimo in nessun campo finché non sapremo comunicare. Perciò qui le lingue sono, come numero di ore, la materia principale. Prima l'italiano, perché sennò non si riesce a imparare nemmeno le lingue straniere. Poi più lingue possibile, perché al mondo non ci siamo soltanto noi. Vorremmo che tutti i poveri del mondo studiassero lingue per potersi intendere e organizzare fra loro. Così non ci sarebbero più oppressori, né patrie, né guerre. Questa era la scuola di Barbiana.
La descrizione è dei suoi stessi allievi in una lettera collettiva spedita il 1 novembre del 1963 alla classe del maestro Mario Lodi. Per scrivere la lettera, i ragazzi di Barbiana hanno impiegato 9 giorni. 9 dei loro intensi giorni, fatti ognuno di 12 ore di scuola. La scuola è durata quasi 13 anni. Dalla sera del 7 dicembre 1954, un'ora dopo l'arrivo a Barbiana di quel priore citato dai ragazzi, al pomeriggio del 28 giugno 1967, quando il priore è stato seppellito nel piccolo cimitero sotto la chiesa. Il priore, cioè il parroco, si chiamava Lorenzo Milani. La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semi-analfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa. Così da 11 anni in qua, la più gran parte del mio ministero consiste in una scuola. Quelli che stanno in città usano meravigliarsi del suo orario, 12 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Prima che arrivassi io, i ragazzi facevano lo stesso orario e in più tanta fatica per procurare lana e cacio a quelli che stanno in città. Nessuno aveva da ridire. Ora che quell'orario glielo faccio fare a scuola, dicono che li sacrifico. La sua prima scuola, Don Milani l'aveva aperta fin dal 1947, appena uscito dal seminario, quando era stato mandato cappellano, cioè viceparroco, a San Donato di Calenzano, nella cintura industriale di Firenze, accogliendo tutte le sere in canonica giovani di ogni parte politica a studiare, a leggere e discutere i giornali, ad ascoltare lezioni e conferenze. Erano in Italia gli anni più duri della guerra fredda, dell'isolamento dei comunisti, dell'alleanza scoperta tra la Chiesa Cattolica e il Partito Democratico Cristiano. La scuola popolare impiantata in canonica dal giovane cappellano, sia pure col consenso del vecchio parroco, sembrava fatta apposta per suscitare l'ostilità dei benpensanti e di molti preti. Era cominciata così una campagna prima di opposizione e poi di diffamazione, culminata nel trasferimento a Barbiana, una manciata di case sparpagliate nel bosco, senza acqua e senza luce, dove non arrivava neppure la strada. Una parrocchia spopolata di cui la curia aveva già annunziato la chiusura. Un esilio. Erano i tempi in cui la stragrande maggioranza dei parroci italiani impiantava bar, cinema, campi sportivi in concorrenza con le sezioni comuniste. Perché questo giovane, nato in una famiglia di intellettuali borghesi, cresciuto secondo principi laici senza alcuna educazione religiosa, convertitosi a 20 anni e ordinato prete a 24, comincia invece la propria carriera ecclesiastica impiantando una scuola popolare per farci lezione di politica e di sindacalismo ai contadini e agli operai, coi quotidiani, la Costituzione e i resoconti parlamentari al posto dei libri di testo? Perché il suo mestiere di prete dovrebbe consistere nel portare la parola di Dio ai contadini e agli operai della sua parrocchia, ma quegli operai e quei contadini sono a un livello di ignoranza tale da non poter intendere alcuna parola. Fai conto che qui mi trovi in un istituto pieno di sordomuti. Che ne diresti se pretendessi di evangelizzarli senza prima aver dato loro la parola? Toccherebbe allo Stato fare una scuola capace di educare tutti i cittadini a diventare sovrani, come solennemente proclama la Costituzione della Repubblica Italiana. Ma in attesa che lo Stato si decida, tocca al prete sostituirlo, dice Don Milani, per 2 motivi. Il primo è abbattere la barriera di ignoranza che c'è tra lui e il suo popolo e che gli impedisce di fare il suo mestiere di prete. Il secondo è il dovere cristiano di soccorrere chi, abbruttito dalla miseria e ancor più dall'ignoranza, non ha consapevolezza né dignità di uomo.
Scuola dunque austera e severa, e senza secondi fini. Cioè scuola laica, anche se il maestro è un prete, senza discorsi particolarmente pii o edificanti, perché quando ci si affanna a cercare apposta l'occasione di infilar la fede nei discorsi, si mostra di averne poca, di pensare che la fede sia qualcosa di artificiale aggiunto alla vita e non invece modo di vivere e di pensare. Una scuola classista, volta non tanto a colmare l'abisso di ignoranza quanto l'abisso di differenza che separa i poveri dai ricchi. Si accettano forse i ricchi alle nostre distribuzioni di minestra? Il classismo in questo senso non è dunque una novità per la Chiesa. Una scuola di formazione e di elevazione civile, insomma, che ristabilisca oneste gerarchie di valori. Una scuola, infine, all'opposto delle troppe scuole ridotte a essere ospedali che curano i sani e respingono i malati, buone soltanto di prendere atto delle differenze di cultura e di lingua con cui partono i loro allievi, e anzi di radicarle e di rafforzarle, invece di ridurle fino ad annullarle. Ma come si fa a fare una scuola così? Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Bisogna avere le idee chiare in fatto di problemi sociali e politici. Non bisogna essere interclassisti, ma schierati. Bisogna ardere dell'ansia di elevare il povero a un livello superiore, non dico a un livello pari a quello dell'attuale classe dirigente, ma superiore, più da uomo, più spirituale, più cristiano, più tutto. Quanti anni hai? 11. E tu? 10. E tu? 13. 12. 12. Che classe fate? Terza. E la prima volta che fai la terza? Due. Due volte hai fatto la terza? Sì. E perché? E tu che classe fai? La quinta. E la prima volta che fai la quinta? Sì. Sì. E la terza quante volte l'hai fatta? Tre anni. Voi dite d'aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri. Ma Dio non fa questi dispetti ai poveri. È più facile che i dispettosi siate voi. Una professoressa protestava che non aveva mai cercato e mai avuto notizie sulle famiglie dei ragazzi. Se un compito è da 4, io gli do 4. E non capiva, poveretta, che era proprio di questo che era accusata. Perché non c'è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra disuguali. Lo documenta la storia di Ciriaco Saldutto, un cittadino italiano cui la scuola obbligatoria dello Stato era riuscita a dare un possesso della cultura e della lingua pressappoco uguale a quello dei ragazzi salernitani che abbiamo sentito prima. Ecco la storia di Ciriaco Saldutto come l'ha ricostruita un'inchiesta della RAI nel 73. Il terrone, con un pregiudizio tipicamente razzistico, viene considerato veicolo di disgregazione, di corruzione. La sua presenza fa scattare difese psicologiche o un'aggressività che poco hanno da spartire con i principi della convivenza civile cui dovrebbe ispirarsi la nostra società. Simili chiusure, però, provocano tragedie e conflitti sia collettivi che individuali. Così, sempre, ogni giorno, le lacrime agli occhi, perché è una cosa che nessuno dovrebbe sapere. Voi adesso volete sapere come si sacrifica. E io ve lo dico subito, mio padre si sacrifica per me, andare a lavorare per darmi il denaro per il quaderno ogni mattina. Questo componimento d'italiano è l'ultima testimonianza della vita di Ciriaco Saldutto, un ragazzo di 15 anni, figlio di immigrati pugliesi, studente di seconda media in una scuola di Torino. Ciriaco Saldutto si è ucciso il 12 giugno 1972. Si è impiccato al battente della porta che separa le due stanze dove viveva con il padre, la madre e tre fratelli. Poco prima era andato a scuola a vedere i risultati del suo anno di studio. E i sacrifici, le difficoltà, le umiliazioni di lunghi mesi li aveva visti compendiati in una sola parola: respinto. Questo ragazzo pugliese, i primi giorni di scuola a Torino, non riusciva neppure a farsi capire. Non conosceva l'italiano corrente.
ed era lontano dal comprendere un italiano articolato da una sintassi complessa e ricca di sfumature. L'italiano che sapeva era quello che poteva aver imparato al suo paese, alle pendici del Gargano, frequentando la scuola un giorno sì e due no, perché gli altri giorni bisognava dare una mano in famiglia, nel lavoro sui campi. L'italiano di Ciriaco Saldutto era quello imperfettissimo che serve a non farsi dichiarare analfabeta. Lo scrutinio scolastico ha respinto Ciriaco Saldutto dalla comunità degli italiani fra i quali avrebbe desiderato vivere. Fra lui e il piccolo bagaglio di nozioni e parole che serve per capire e farsi capire dagli altri, si era evidentemente aperto un divario incolmabile. Per Ciriaco Saldutto e gli altri italiani poveri del sud che arrivano al nord, l'incontro con la lingua nazionale, parlata speditamente, con ricchezze di vocaboli sconosciuti e con cadenze che gliela rendono irriconoscibile, è l'incontro con la voce stessa del benessere, con la lingua da cui dipende il loro avvenire, la lingua che loro dovranno usare per inserirsi nella nuova città, per discutere con il datore di lavoro, per capire e parlare di politica con i compagni, per conquistare quello che sono venuti a cercare. La quale mia madre, alla quale anche lei è stanca. Mia madre anche va a lavorare, anche se fa due o tre ore. Il denaro che porta mio padre ogni mese, è zitto che deve finire, ci bastano, ma dobbiamo stare molto attento a come li spendiamo. Arriva la... Non ce la faccio più. Taglia, Gino, bordala! Dai! Ma chi ci vuole il cararmato? Difficoltà possono avercele anche ragazzi di aree dove il divario fra dialetto e lingua è meno forte o dove addirittura dialetto e lingua sembrano coincidere. In Toscana, per esempio, perché il problema è sociale prima che culturale e linguistico. Un mercato di Firenze ha un tiro di schioppo da dove è nato Dante. Senti, oh, come tu ti chiami? Antonio Luca. Luca? E che tu fai, Pitte? E sei parente di qualcuno? No, un nipote. Ah, un nipote, ho capito. E tu lavori qui? A quanti anni tu hai? Io ho 13 anni e mezzo. E 13 anni e mezzo? Allora tu vai a scuola? Sì. Quando? La sera. Cioè, la mattina tu lavori qui? Sì. E la sera tu vai a scuola? E che scuola tu fai? La prima media. La prima media dove? A Ramazzanti. Ah, i giardini, eh? Sì, ho capito. E le scuole elementari dove tu le fate? A Santa Maria. Senti un po'. Ho capito. E come tu ti trovi meglio, alla scuola elementare o alla scuola media? Scuola media. La scuola media, perché alla scuola elementare... No, e anche così perché c'era un maestro molto severo. Poi dopo ero molto... Io si fa più lavoro nel gruppo, che sono più grandi di me, che tanto. Senti, ma severo in che senso? Che ti dava dei brutti voti? No, bacchettato. E bacchettato, sì. Davvero? La bacchetta aveva... mai non era. Accidenti. E gli piccini, non mi sa, e li tirava lì. Ma te l'ha tirata anche a te? Sì. E invece ora nella scuola media voi fate lavori di gruppo? Sì, sì. Ma è gente molto più grande di me. Già. È più piccino io di tutto. Senti, e qui, dunque, la mattina tu lavori sempre qui, da che ora? Dalle 7 fino al tocco e mezzo. Ai tocco e mezzo. E a scuola quando tu vai? Dall'8 alle 10. Come dall'8 alle 10? La sera? Sì. Dalle 20 alle 22? No, dall'8 alle 10. Dall'8 alle 10, poi alle serate. Alle serate, eh? Serate. Ho capito. No, ah, ecco perché tu dicevi che c'è... quelli maggiori di te. Sì, che vanno a lavorare come me, sì, gli altri. Sì. Poi per pigliare le licenze terza media vogliono andare a scuola. Ho capito. Ma nelle campagne attorno a Firenze, a un tiro di schioppo da Barbiana, si può trovare anche di peggio. Io non so, non so più andare a scuola perché la scuola non mi dice più niente. C'è un'altra cosa da dire. Qui abbiamo un sacco di lavori da fare, abbiamo pecore, vacche, abbiamo trattori, ulive, vite. Quindi c'è tanto da fare, c'è qui. Che siamo due uomini soli. Due uomini chi?
io e lui. Ma suo figlio ha 15 anni appena. Sì, ma qua su in campagna a 15 anni siamo già uomini, insomma, ormai. Poco fa hai detto che la scuola non ti dice più niente, in che senso? Perché mi piace più lavorare nei campi. Ma lavorare è più duro che andare a scuola. Sì, lo so, ma sempre in prima, sempre sulle stesse cose, viene a noia, è meglio lavorare. Così è vita. Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla, disse: la scuola sarà sempre meglio della merda. Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini sono pronti a sottoscriverla. Purché si tratti di una scuola in cui si impara a ragionare, a discutere, a ordinare con chiarezza il pensiero sino a riuscire a comunicarlo agli altri. Una scuola in cui si impari sul serio l'arte dello scrivere. Un medico oggi, quando parla con un ingegnere o con un avvocato, discute da pari a pari. Ma questo non perché ne sappia quanto loro di ingegneria o di diritto. Parla da pari a pari perché ha in comune con loro il dominio della parola. Ebbene, a questa parità si può portare l'operaio e il contadino senza che la società vada a rotoli. Ci sarà sempre l'operaio e l'ingegnere, non c'è rimedio. Ma questo non importa affatto che si perpetui l'ingiustizia di oggi per cui l'ingegnere debba essere più uomo dell'operaio. Noi siamo disponibili a un certo pronunciamento, purché bla bla bla. No, ma io non capisco perché bla bla bla, cosa vuol dire? Che purché stasera si sigli il contratto? O stasera... No, no. Ma stasera, bla bla bla, cosa vuol dire? Ma stasera non c'è niente, adesso il problema è di oggi, di domani, di dopodomani, ecco. Sembra che così la situazione politica abbia... Del resto, bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all'infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro, o per bocciarlo. C'è una materia che voi insegnanti non avete nemmeno nel programma, arte dello scrivere. Basta vedere i giudizi che scrivete sui temi. Consegnandomi un tema con un 4, lei mi disse: scrittori si nasce, non si diventa. Ma intanto prende lo stipendio come insegnante d'italiano. La scuola di Barbiana diventa così, con rigore ogni giorno crescente, scuola di formazione civile. Una proposta pratica del metodo con cui educare davvero i giovani a diventare cittadini sovrani. E diventa anche un punto di riferimento per chi, laico o religioso, credente o ateo, ama più i giovani vivi, con tutti i loro difficili problemi e le loro scomode contraddizioni, che le teorie astratte della pedagogia. Don Lorenzo Milani ne è fieramente consapevole. A coloro che sempre più numerosi e frequenti salgono fin quassù, come in pellegrinaggio, per vivere e lavorare una giornata coi suoi ragazzi, liberi dall'umiliazione del voto, del diploma, della selezione, dell'egoismo competitivo, liberi dalla gabbia degli orari, dei programmi, del calendario, Don Milani ripete, tra lo scherzoso e il provocatorio: se vorranno guarire le loro scuole malate, dovranno venire qui a Barbiana tutti a imparare la cura, dal primo bidello all'ultimo ministro. È nel 1965 che tutti, in Italia e fuori, cominciano ad accorgersi davvero della scuola di Barbiana, quando il suo maestro risponde agli insulti dei cappellani militari toscani contro gli obiettori di coscienza, guadagnandoci una denuncia per vilipendio e apologia di reato. L'anno dopo, non potendo presentarsi al processo per l'aggravarsi della leucemia che già da 6 anni lo tormentava, scrive ai giudici, insieme coi ragazzi, una lettera di autodifesa. Assolto con formula piena, si trova di nuovo imputato per il ricorso del pubblico ministero, ma il 26 giugno del 67 muore, prima della celebrazione del secondo processo. Fino all'ultima ora di vita ha continuato a far scuola, coi ragazzi serrati attorno al suo letto per udirne la voce. Un mese e mezzo prima era uscita Lettera a una professoressa, scritta da 8 ragazzi di Barbiana in collaborazione con tutti gli amici della scuola e, come lui diceva, con la sua regia di povero vecchio moribondo.
Già prima di scrivere il nostro libro, dai ragazzi noi si conosceva e dall'ambiente in cui vivevamo, si sospettava che i ragazzi la scuola perdeva appartenevano tutti a una certa casta sociale, no? Quando poi per necessità del libro abbiamo dovuto fare uno studio a livello nazionale, ci siamo veramente reso conto che i ragazzi che perdono la scuola, e che non sono pochi, sono circa 500.000, o forse più, no, circa 500.000. All'anno? All'anno, sì. Sono tutti tra contadini e operai, no? Quando noi si dice di dare uno scopo, non si intende quello usuale che intendono nel mondo, quello di far quattrini. Quello non ci interessa che uno faccia una professione o un'altra, che faccia l'operaio, il contadino, o il medico, o l'ingegnere, questo non ha importanza. Ma quando noi vogliamo, come scopo proponiamo quello di saper fare le proprie scelte, quando in un domani saremo nei partiti, nei sindacati, si sa quello che vogliamo. Anche perché nell'articolo 1 della Costituzione, se non mi sbaglio, si dice che il popolo che decide tutto. Ma questo non è vero se non sono istruiti, se non hanno soprattutto la lingua. E appunto lo scopo che noi ci proponiamo è proprio quello di fare, come diciamo nel libro, di fare diventare re. Di far diventare? Re. Sovrani. Di far diventare sovrani. La prima cosa che devo dire a proposito di questo libro è che è un libro veramente bello. C'è una definizione di Berenson che dice qual è il metodo pratico, esistenziale per giudicare la bellezza di un libro, ed è l'aumento di vitalità che dà. Leggendo questo libro la vitalità aumenta in modo vertiginoso, perché è un libro scritto con grande grazia, con grande precisione, con assoluta funzionalità, non soltanto, ma con grande spirito da una parte, che fa ridere quasi come un libro umoristico, fa ridere da soli. E nello stesso tempo, immediatamente dopo aver riso, viene un nodo alla gola, un groppo alla gola, addirittura le lacrime agli occhi, tanta è la precisione e la verità del problema che si pone, che come i telespettatori sanno, è il problema della scuola italiana. E oltretutto c'è anche la coscienza, direi, stilistica di questo libro, perché in questo libro viene contenuta una delle più straordinarie definizioni di quello che deve essere la poesia. Cioè un odio, un senso di vendetta verso gli altri, che una volta approfondito e liberato, diventa amore. Dunque di questo libro devo dire in generale tutto il bene possibile. Non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così, in un certo senso, obbligato, costretto a dire agli altri leggetelo. Perché oltretutto è un libro che riguarda sì la scuola come argomento specifico, ma nella realtà riguarda la società italiana, la qualità di vita italiana. Lettera a una professoressa chiedeva agli insegnanti della scuola dell'obbligo di fare scelte precise per servire i figli del popolo, anziché levarseli di torno con le ripetenze e le bocciature. Quando la scuola è poca, il programma va fatto badando solo alle urgenze. Pierino del Dottore ha tempo di leggere anche le novelle, Gianni no. Vi è scappato di mano a 15 anni, è in officina. Non ha bisogno di sapere se è stato Giove a partorire Minerva o viceversa. Nel suo programma di italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei, signora, l'ha letto? Non si vergogna? È la vita di 500.000 di famiglie. La lettera chiedeva ai ricchi di cultura di non stare chiusi nei laboratori e nelle biblioteche, di uscire per spartire la loro ricchezza coi poveri, ma anche per imparare tutte le cose diverse, ma non inferiori, che loro non sanno e che i poveri possono insegnargli. Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n'ha meno di un altro. La nostra è un dono che vi portiamo, un po' di vita nell'arido dei vostri libri, scritti da gente che ha letto solo libri. Che siete colti ve lo dite da voi, non c'è nessuno che vi chieda qualcosa di diverso. La lettera chiedeva agli specialisti di essere meno avari e più modesti, di guardare oltre la punta del loro naso, di badare più alla vita reale degli uomini che all'astrazione delle teorie e delle ideologie. I miei eroici piccoli monaci, che sopportano senza un lamento e senza pretese 12 ore quotidiane feriali e festive di insopportabile scuola e ci vengono felici, non sono affatto eroi, ma piuttosto dei piccoli svogliati scansafatiche che hanno valutato, e ben a ragione, che 14 o anche 16 ore nel bosco a badare pecore sono peggio che 12 a Barbiana a prendere pedate e voci da me.
Ecco il grande segreto pedagogico del miracolo di Barbiana. Ognuno vede che io non c'ho merito alcuno e che il segreto di Barbiana non è esportabile né a Milano né a Firenze. Non vi resta dunque che spararvi. Quel segreto lo si offriva tuttavia a chiunque, Pierino compreso, volesse saldare almeno una parte del debito che ogni intellettuale, individualmente e come classe, ha verso l'analfabeta. Gli analfabeti non vengono menzionati dalla storia altro che quando uccidono i letterati. E questo avviene proprio perché sono analfabeti e prima di quel giorno non sanno scrivere né farsi in altro modo valere. E così sono condannati a scrivere solo con la punta dei loro forconi, quando è già troppo tardi per essere conosciuti e onorati dagli uomini per quelli che erano innanzi a quel triste giorno. Povero Pierino, mi fai quasi compassione. Il privilegio l'hai pagato caro, deformato dalla specializzazione, dai libri, dal contatto con gente tutta uguale. Perché non vieni via? Lascia l'università, le cariche, i partiti. Mettiti subito a insegnare, la lingua solo e null'altro. Fai strada ai poveri senza farti strada. Smetti di leggere, sparisci. È l'ultima missione della tua classe. Il problema, in senso tecnico, si riduce a imparare l'uso della lingua, l'arte dello scrivere, badando solo a non cadere nel trabocchetto romantico dell'arte come dono. Artisti e scrittori, come delinquenti o criminali, non si nasce, ma si diventa. La teoria del genio è un'invenzione borghese. Nasce da razzismo e pigrizia mescolati insieme. L'arte dello scrivere si insegna come ogni altra arte. Noi abbiamo un prodotto, a lettere giudici, come si produce un'opera d'arte. Costruiamo un'opera d'arte, abbiamo una precisa tecnica artistica, questa è la nostra attività quotidiana, è di imparare a scrivere, imparare a convincere, imparare a influire sul prossimo con la parola, e allora ha avuto lo spunto dalla provocazione dei cappellani o roba di questo genere, ci è capitato di fare questo documento così, come un prodotto della nostra scuola. Si pone il problema, si studia a fondo, si lima per renderlo sempre, per raggiungere il massimo di espressività, quando si decide, togliamo questa frase, togliamo questa parola, non solo si raggiunge una maggior efficacia espressiva, ma contemporaneamente si raggiunge una verità più vera. Se quella parola da togliersi, vuol dire che non era vera. Se era vera, vuol dire che non era un'idea chiara. Nell'attimo che chiarisce il testo per il lettore, lo chiarisce anche a se stesso. Ci si propone di rispondere ai ragazzi di una scuola di Cremona, ci hanno scritto una lettera. Ogni ragazzo scrive da sé la sua, e ogni ragazzo scrive male, come scrivono tutti i ragazzi. Però nessuno riesce a scrivere totalmente male. Ognuno ha, a dir poco, una parola felice, un'espressione felice, un pensiero, a dir poco poco, una per uno, chi due, chi punta, insomma. Ma una parola felice ce l'ha anche il più piccolo cane della scuola. I ragazzi che hanno saputo scrivere male sono però capaci di giudicare a un livello maggiore di come sanno scrivere. Ognuno di noi è miglior giudice che non sia buon scrittore. E allora il testo che esce è di un livello 20 volte superiore al testo dei singoli, se 20 ragazzi hanno lavorato insieme. Questo l'abbiamo scoperto nel fare questo lavoro. Abbiamo provato che i nostri ragazzi qui conoscono, mi pare, 48 alle 55.000 parole della lingua italiana. Abbiamo fatto diverse gradazioni, capita perfettamente, capita in un contesto, eccetera. C'è un divario spaventoso fra le parole che uno possiede fino al punto di adoperarle e le parole che uno possiede fino al punto di giudicarle molto bene anche nelle sfumature. Si scopre contemporaneamente e il modo di espressione più efficace e la verità stessa. Poi si legge e si rilegge. Qualche volta abbiamo addirittura ciclostilato questo testo provvisorio, distribuito, poi in silenzio assoluto si mette lì chi riesce a levare parole. Chi più ne leva vince, naturalmente deve giustificare perché l'ha levata, vero? E questo si può discutere benissimo insieme, soprattutto richiede un tempo enorme. Ma questo è proprio il tributo che l'artista deve al suo lettore, se no l'arte non serve. È un obbligo morale dell'artista di concentrare in poco spazio molto tempo, per cui il lettore possa leggere in mezz'ora il lavoro di un mese e fare un guadagno, un dono, e sentire gratitudine.
per lo scrittore, se no lo scrittore che serve? Quando sono nato, 50 anni fa, su 10 parole che un americano, un europeo udiva, 9 erano rivolte personalmente a lui in quanto individuo. Solo una persona su 10 gli arrivava in quanto membro indifferenziato di una classe, di una massa, di un gruppo, in chiesa, in adunata o nell'arena. Le parole erano per lo più simili a lettere manoscritte, sigillate, una diversa dall'altra, e tutte insieme diverse dalla cartaccia che oggi inquina le nostre poste. Oggi le parole che si rivolgono all'attenzione della persona sono diventate rare. Pacchi standardizzati di immagini e di idee, sensazioni e opinioni, diffusi attraverso i media, aggrediscono la nostra sensibilità con implacabile regolarità. L'invadenza, ora soporifera, ora strillante dei media, penetra nel profondo del villaggio, della comune, del posto di lavoro, della scuola. I suoni pronunciati dai programmisti pervertono quotidianamente i termini del parlare in materiali da costruzione, in mattoni di messaggi perfezionati. Ricordo in settembre, vedendo il mio fratello, che è stato per 8 anni fuori dagli Stati Uniti, dove sono nati i suoi figli, e è ritornato durante l'estate, a New York, che mi diceva: guarda, queste due figlie quest'estate non hanno visto più di 50 ore di televisione americana, e già non parlano più l'inglese, che era la loro seconda lingua, ma quel Uniquack che apprendono dalla televisione. Ma la freschezza selvaggia dei limoni verdi. La mamma oggi rientra più tardi, cucina papà. Tartino al formaggio. Ma dov'è il formaggio? Guardate. Date queste caramelle ai vostri bambini. Quello che vorrei sapere è se la pubblicità, sia pure a livello inconscio, in fondo è consapevole di stimolare il meno giovane per il giovane, cioè usare il giovane in realtà per il meno giovane, ecco, o perlomeno anche per il meno giovane. Questo succede soprattutto per, più che per le fasce di età, per le fasce di classe sociali, direi. Ecco, di influenzare, di proporre un modello di una fascia più alta per interessare il modello di comportamento di una fascia più bassa. Ecco, in questo senso è molto spesso usata. E vi sentite rivivere, così giovane, così libero. A te, il bianco fresco. Cosa si vede se ridete? Il bianco fresco. Il bianco. La crema che rende le vostre palpebre morbidi, brillanti e trasparenti. La linea che ha avuto più fortuna in queste ultime stagioni ed è diventato un po' il classico del nostro tempo. La tendenza romantica si accentua negli abiti da sera. Per l'estate i completi in lino con camiciotti, tunica, sempre la marinara, ma ricamati. Questi sono abiti che sarebbero piaciuti a Rita Hayworth. Il mercato richiede delle novità nei colori, nella lavorazione e nel modello ad ogni stagione. Le camicie da notte sono sempre state importanti e lo sono sempre di più ora gli abiti da casa, ricchi e vaporosi ma semplici e portabili. Il mercato li richiede talmente che a Parigi, in occasione delle sfilate del prêt-à-porter analoghe a queste che cominciano domenica prossima, i francesi hanno organizzato un festival dell'abito da sera. A Parigi o a New York? 8 o 10 anni fa, un ricco signore padrone, oppure un gruppetto di ricchi signori padroni di tutta una catena di case discografiche, di dischi, decisero di far ballonzolare le bambine dal Polo Nord fino al Polo Sud, compreso la sala di Borgo di Vicchio, e qui lo decisero, fissarono tutto. Fecero fare questi dischi, fecero gli stampi, lo stamparono in milioni di copie, poi fecero in modo che i giornali lo presentassero, se il giorno lo presentasse, improvvisamente, nello stesso giorno, appena pisarono il bottone da New York o da Parigi,
tutti i ragazzini e le ragazzine del mondo hanno fatto finta di amare quel ballo. Non raccontate balle perché è andata così, che supponevate stessi, li avete presi, come ve l'hanno dati e come avete preso. Se qualcuno di voi se voglia ballare il minuetto, non c'è verso. Il villaggio messicano di Acatazingo, come quasi tutti gli altri delle sue dimensioni, aveva quattro gruppi di musicanti, che in cambio d'una bevuta suonavano e servivano gli 800 più o meno loro compaesani. Oggi, dischi e radio collegati a altoparlanti hanno disseccato ogni talento locale. Di tanto in tanto, per qualche festa speciale, in un impeto di nostalgia si fa una colletta per far venire dall'università un complesso di hippies, gli unici che sanno ancora cantare i canti degli anni 60 di questo villaggio. Quel momento meraviglioso in cui la gente acquista improvvisamente la coscienza delle gabbie in cui si è autorinchiusa e si rende conto che una vita diversa è ancora possibile. Negli ostacoli della giungla, nei principi ideologici hanno impedito che tanto i poveri quanto i socialisti si affannassero a costruire le autostrade che portano verso il consumo, le strade capaci di congiungerli al mondo dove gli economisti hanno preso il posto dei sacerdoti, dove i professionali che definiscono le necessità o i bisogni del consumatore hanno preso i posti di sacerdoti di un cristianesimo degradato, cui preti definiscono i bisogni di grazia. Non vi hanno offerto, abbiamo detto prima, né una sala di conferenze, né una scuola vivace e moderna, né di viaggiare e conoscere, né una piscina, né un partito. È l'usanza di andare alla vostra età nel luogo che sarebbe giusto alla vostra età, cioè un partito non sa capo. Il posto giusto per voi non è la sala a ballo, la sala a ballo è per vecchietti, per voi sarebbe un partito, un sindacato. Alle riunioni sindacali e politiche o si va alla vostra età o non si va più. Da aspettare di capirci quando avrai il figliolo con la scarlattina, la bambina con le tonsille e il ragazzino piccolo con la tosse canina, poi troverai come tu vai alla riunione la sera. Così succede. In Italia da 17 anni a questa parte tutti votano liberamente, hanno libertà di scopero, di organizzazione sindacale, di organizzazione politica, di legge giornale che vogliono, però al potere sono sempre quei pochi che alla vostra età non hanno ballato. In Italia c'è una legge che ognuno deve avere la tessera d'identità. Tessera d'identità che rilascia il comune. Un individuo va al comune, chiede la tessera d'identità. L'impiegato gli dà questa tessera d'identità, gli applica la fotografia, poi gli dice firma. Se leggere e scrivere, firma. La persona firma e sa leggere e scrivere. Basta sapere mettere la firma per sapere leggere e scrivere. Ecco perché le statistiche sono false. E lo vediamo noi altri dalla vendita dei giornali. Per esempio Bagheria, che è un paese avanzato in confronto agli altri paesi dell'interno, perché Bagheria è un paese ricco, a Bagheria fa 40.000 abitanti e si vendono 400 quotidiani. Vuol dire la media è che ogni 100 persone compra un giornale. Una media è bassissima. In statistica si usa chiamare analfabeti chi non ha fatto la terza. Semi analfabeti chi ha fatto la terza e alfabeti quelli che hanno fatto la quinta, ma queste sono distinzioni statistiche con pochissimo fondamento nel reale, perché io non considero che uno che sa leggere la Gazzetta sappia leggere,
Gazzetta ha un suo vocabolario fatto di non più di 200 vocaboli e uno può arrivare con certa facilità a leggere la Gazzetta dello Sport e capire fino agli ultimi particolari. Saper leggere la Gazzetta non significa saper leggere significa dir poco poco intendere il giornale dalla prima all'ultima pagina, oppure a dir poco poco intendere la prima pagina del giornale, e non chiamerei cittadino a pieno diritto, cittadino sovrano, chi non fosse in condizioni di intendere davvero la prima pagina del giornale, oppure il livello di tribuna politica o il livello di un comizio. All'indomani della pubblicazione della lettera ai giudici, gli allievi di una scuola di giornalismo di Firenze andarono a Barbiana per conoscere di persona Don Milani. E Don Milani, come faceva con tutti i visitatori, li ricevette davanti ai ragazzi, trasformando l'incontro in occasione didattica. Quelli che abbiamo ascoltato e che ascolteremo sono alcuni momenti di quell'incontro registrati al magnetofono. Un documento eccezionale e sinora inedito, prezioso per capire l'atmosfera di Barbiana e il modo in cui Lorenzo Milani faceva scuola. Il priore, già malato da alcuni anni e che proprio per questo, non potendo andare di persona in tribunale, aveva scritto ai giudici, ha frequenti accessi di tosse. Voi vi volete rifare i giornalisti e forse non vi siete ancora proposti di trasformare l'arte del giornalismo in un'arte maggiore, che vada più a fondo, e forse vi siete proposti semplicemente di innestarvi in questo giornalismo di superficie che ho usato fino ad ora. Se invece vi proponete un giornalismo che vada a fondo, cioè che quando uno scrive una lettera succeda ogni volta il baccano che succede a noi ogni volta che prendiamo la penna in mano, allora dovete prendere criteri del tipo nostro, e cioè quello che ha detto l'amico lì non è un criterio accettabile, non si cerca la parola che fa più colpo ma quella che va più a fondo. Ma se scriveste come si scrive noi, col nostro metodo di scrivere, ogni volta che uno scrivesse scriverebbe una volta al mese magari, ma si farebbe leggere, perché nei giornali normalmente non si va a fondo come noi nella ricerca artistica della verità. Non si parte dall'idea, si cerca la verità per scritto e la si corregge via via, la si perfeziona nella ricerca della massima efficacia col minimo di parole. Massima efficacia col minimo di parole. Il motivo per cui la nostra lettera è divertente è l'assoluta mancanza di prudenza. Ognuno dava un consiglio di prudenza. Noi invece abbiamo stabilito che i consigli di prudenza non solo non fanno parte dell'arte, ma proprio contraddicono all'arte. Non abbiamo accettato nessun consiglio di prudenza, mentre abbiamo accettato qualsiasi consiglio di chiarezza. Chiunque dà il consiglio, guarda, qui non è chiaro, non può essere sbagliato. Vuol dire che almeno lui non riesce a capirlo. Mentre il premier di Toia, Nixon, esplode a Washington nuova rivoluzione. Mi vuol dire cosa significa questo titolo, con le sue parole? Vuol dire che non so come è scritto là, io l'ho letto, no? Vuol dire che per sfruttare la situazione, la popolazione, e quindi non saprei, perché io mica ho studiato, torno a ripetere. Da dove viene lei? Io da Sicilia. Che paese? Di Piazza Marina. Senta, lei legge i giornali? No, non legge. Perché non legge i giornali? Perché sono analfabeto. Lei legge i giornali? No. Perché non? Non sa leggere. Non sa leggere? Legge i giornali lei? No, giornale niente. Perché non legge? Non interessa. Sono analfabeto. È analfabeto? È analfabeto. Neanche le immagini, le fotografie le interessano? Niente, niente. Niente? Niente. Non legge mai un giornale? No, e sono analfabeto come lì. Non sa niente del mondo? Niente, niente, niente. Sono di provincia Palermo, siciliano. Parla siciliano abitualmente a casa? No, in casa sì. Casa più altro parlo un po' più italiano, perché ho i bambini che frequentano le scuole qui, e allora se parlo siciliano i bambini non capiscono niente, no? Andando in ferie per 15 giorni o 20 giorni, quello che è, abituato come sono qui a parlare il dialetto svizzero, arrivo a casa parlando con i miei familiari, cioè mescolo sempre l'italiano con parole dialettali svizzere. E allora tante volte mi vergogno anche, perché sono parole che loro non mi capiscono.
Era poco. Ci rimango male, allora cerco di correggermi, però mi ci vuole sempre diversi giorni prima di riprendere il dialetto oppure la lingua italiana. Io qui sono già 18 anni. E col bambino parliamo l'italiano, ma lui non è capace a capirci tutto, allora bisogna che ci parli in tedesco. Quando siamo in Sardegna, no? Allora sia che si va sulla bettola, sull'osteria a mangiare. Io al cameriere ci parlo in dialetto sardo. E dopo mi sentono parlare l'italiano, il tedesco col bambino, e dopo dicono, ma da dove viene questo qua? Di dove? Io sono della Sardegna. Quale parte? Provincia di Sassari. Provincia di Sassari. Mia moglie è siciliana e il mio bambino è nato qua, perciò è come la comunità europea questa famiglia. So, io faccio l'esempio di noi ticinesi, no? Noi ticinesi siamo i meridionali della Svizzera, insomma, perché dico, noi impariamo il tedesco a scuola, sì, però poi... cioè, come veniamo nella Svizzera interna, cosa sappiamo dire, insomma, sappiamo sì, sappiamo entrare in un bar a dire, chiedere il caffè, cioè, oppure ci rispondono in un'altra lingua, no? E questo è anche in tantissime altre strutture, non so, in certe strutture scolastiche, per esempio. Faccio, non so, mi pare che l'esempio del Canton Berna sia addirittura macroscopico, no? Dove si rifiutano assolutamente di parlare il tedesco, che è poi l'unica seconda lingua, cioè, che noi possiamo usare. A livello di recupero di dignità, no? Di questi dialetti, no? Abbiamo fatto un discorso all'inizio, no? Appena cominciato l'anno scolastico, abbiamo fatto un discorso con i ragazzi, quante lingue si parlano in Svizzera, no? Abbiamo cominciato a dire che si parla lo Schweizerdeutsch, no? Si parla l'altro, che è differente, no? La Schriftsprache, e poi ci sono il Sizilianisch, no? Cioè il Friulanisch, eccetera, eccetera. Lì è partita una ruota, no? Ognuno alzava la mano, ognuno diceva il suo dialetto, come si dice in tedesco il mio dialetto. Sostanzialmente sembra molto semplice, non è che sembra che ci siano cose molto complicate, però tutto il lavoro sta nel riuscire a compensare i vari effetti, calcolare pressioni, effetti termici, eccetera. Il risultato è che è stabile senza bisogno di servocontrollo elettronico e quindi ci semplifica parecchio il lavoro. Ha scritto Don Milani. Nei laboratori e nelle biblioteche l'uomo somiglia davvero a colui che l'ha creato e che è sola mente e solo pensiero. Ma lo scienziato gode di un altro privilegio, la felicità di usare le mani e la testa alla pari. Il gusto cioè di ricomporre in se stesso le funzioni che usualmente servono a dividere gli altri uomini in lavoratori manuali e intellettuali, in cittadini di seconda e di prima categoria. Che è molto simile a questo, un National Bureau Standard, che però ho fatto io, l'anno sottato lì l'estate scorsa. Questa è una versione leggermente migliorata, però attualmente sembra che vada più o meno... come quello là, cioè, sono stati fatti alcuni artifici in più, ma sembra che il livello sia quello. Quindi probabilmente c'è qualche meccanismo di collisione molecolare che ci impedisce di guadagnare l'ultimo fattore 10. I miei colleghi stanno installando l'ultimo contenitore di camere che completa il sistema di camere a deriva, come noi le chiamiamo, che circonda la zona di intersezione degli SR della macchina. In questo punto di interazione i protoni collidono e con queste camere vengono rivelate tutte le tracce delle particelle che escono prodotte nella reazione. L'idea dell'esperimento è abbastanza semplice. Oggi ci sono delle evidenze che, così come i nuclei sono composti di protoni e neutroni, a loro volta i protoni sono composti di qualcos'altro. Noi li chiamiamo quarks. Scienziati e tecnici hanno almeno la giustificazione, parlando in questo modo, di intendersi meglio tra loro. Peggio è quando il gergo della scienza e della tecnica viene ripetuto a orecchio da politici cui poco importa d'aver capito, e meno ancora di farsi capire. Signor Ministro, quali sono gli scopi di questa nuova attività spaziale italiana? Un modo nuovo di essere presenti nello spazio. E in forma permanente protratta nel tempo. Sino a questo periodo noi abbiamo lanciato come umanità gli uomini nello spazio per breve tempo. Adesso si tratta di mettere in orbita, costruito dagli europei e quindi anche dagli italiani, un vero e proprio laboratorio che resterà nello spazio per un lungo periodo di tempo e che potrà consentire delle vere e proprie esperienze nello spazio. Quanto costerà questo programma, signor Ministro? Il programma costa 360 miliardi complessivamente a carico dell'Europa per la costruzione della navicella.
Di questo l'Italia copre circa un 18%, con una spesa che si aggira sui 60 miliardi. Le spese successive di gestione saranno suddivise tra la NASA e la ESA, cioè tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Io, facendo la ricerca, consumo del denaro pubblico, ne consumo anche tanto, cioè per me è poco quanto mi danno, ma in realtà credo che sia tanto rispetto alle possibilità della società, e allora uno, diciamo, personalmente si sente più soddisfatto se quello che fa può avere la speranza di servire a qualcosa più o meno immediatamente. Almeno quando uno fa della ricerca sperimentale, che costa. Se io mi mettessi con carta e matita a lavorare, credo che vabbè, ci può essere chi si occupa dei vasi TT, io mi posso occupare di non so quale equazione, non so, della propagazione di un'onda nella materia, e se consumo carta e matita costo poco e faccio il mio lavoro di insegnante, non costa niente. Ma quando richiede sforzo, nel senso che bisogna costruire strumenti, avere delle officine che lavorano, operai, soldi che vanno, io credo che sia giusto quando uno fa la ricerca, se non altro non perda mai di vista il fatto che ci deve essere qualche applicazione. Ma ne derivano anche applicazioni militari, no? Ma in tutto deriva applicazione militare. Qualsiasi cosa fa, se è avanzata, può avere un'applicazione militare. È un'illusione lei credere. Non ha controllo sulle conseguenze delle sue scoperte? È una cosa. Uno ci pensa, ma io credo che ci sia una soluzione sola. Quando io ho lavorato ho sempre preteso che quello che veniva fatto fosse pubblicato di dominio pubblico. Io credo che l'unico controllo che può avere uno quando fa la ricerca è se il rapporto di cosa è stato fatto si può comprare con 50 cent scrivendo l'apposito ufficio, avrà anche applicazioni militari, a cui io direttamente non ho collaborato, però diciamo, è inevitabile, non è che io non facendo ricerca ha a che fare con implicazioni militari. Il fatto di conoscere qualcosa può servire a salvare un malato o a, non so, far costare una pagnotta 10 miglia di meno alla fine di tutto un ciclo complesso, e può anche servire a buttare giù un aereo con un laser. Questa è una scelta che l'uso e tocca alla società, poi di riflesso dalla società passa ai governi. E non c'è niente da ma fare. Ma voi altri scienziati, parte della società, non avete un ruolo di controllo proprio a vostro livello, non potete esercitarlo? Non è nei nostri costumi, in parte perché per esempio in Italia veniamo da uno stato borbonico in cui la prima cosa che è stata fatta era scindere quello che era lo Stato e quello che erano i cittadini. Questo è dello Stato, entrano gli addetti, i cittadini verranno informati quando e come piacerà lo Stato. E un conto è il concetto che il cittadino paga le tasse, il cittadino ha diritto di entrare dove c'è una cosa pubblica, perché se è una cosa pubblica è proprietà del cittadino, e si sente in dovere di giudicare o di esprimere un giudizio su quello che succede. Ecco, il problema secondo me è questo, cioè la capacità proprio, direi linguistica, di capire quello che sta succedendo. Ma il linguaggio viene quando uno vede le cose, io credo che sono le cose astratte che ammazzano la comunicazione. Le cose pratiche, la gente non ci mette niente, impara il nome di tutte le regole del gioco del tennis, può imparare anche i nomi delle regole del gioco della fisica, non sono difficili, qui ci va avanti con 7-8 idee base, poi si fanno le possibili combinazioni. È l'essere dentro e non tenere separata la gente, il problema è il contatto. Ma prima ancora, il problema è di acquisire gli strumenti culturali e linguistici coi quali utilizzare il contatto. Altrimenti la possibilità di comprare con 50 centesimi una relazione scientifica diventa un nuovo inganno. E chi può dare questi strumenti a chi è nato in una famiglia che non glieli passa in eredità, se non la scuola, ma una scuola fatta alla maniera di Barbiana? Un altro modo per sfuggire, oltre che all'omogeneizzazione della lingua, anche a quella del pensiero, del comportamento, di tutto ciò che ai poveri di cultura viene imposto dalle mode, è quello di rifugiarsi nel paradiso rarefatto dell'arte, un modo ancor più aristocratico, individuale ed egoistico. Tale, chi legge in Italia? Chi legge non lo so, così la prima impressione è quella che non lega nessuno. Io non faccio una vita molto sociale, tuttavia mi tocca a volte andare in qualche casa di persone di un certo ceto sociale, così, non di analfabeti, insomma. E non vedo mai libri, o ne vedo pochissimi.
quindi si direbbe che anche in treno a volte mi tocca viaggiare, così vedo pochissime persone con un libro in mano, e quindi direi che non legge nessuno, ma può darsi che poi ci sia qualcuno che compra il libro senza leggere. È successo anche a me del resto, anzi molte volte compro un libro e non lo leggo per varie ragioni, non ho tempo, lo dimentico, lo perdo, non so in quale scaffale l'abbia inserito, c'è anche una scala per in casa mia così per raggiungere dei libri inaccessibili, ma difficilmente mi servo di questa scala, quindi un libro comperato direi che il 50% dei casi non viene letto. Non so poi chi lo compra, questo è un altro mistero, diciamo. Ho una figlia che legge, però anche lì mi pare che va saltando da una lettura all'altra, non è che abbia una... Leggevamo in un'altra maniera forse noi, che abbiamo cominciato con i classici e poi con le cose... Loro cominciano con i libri di protesta e finiscono ai classici, fanno un'operazione assolutamente al contrario. Che libro sta cercando? Il mito asburgico, voglio sapere la storia di tutti questi magnati di altri tempi. Sapere che gli Asburgo sono stati molto, molto importanti anche in Italia, eh? Voglio sapere quella cosa lì. Più o meno, perché ho fatto la guerra anche contro gli Asburgo io. E quindi, insomma, mi piace sapere qualche cosa, mi piace. Adesso porta a casa questo libro e lo legge? Si capisce. Noi già letti una quantità, tutte storie perlomeno, quasi sempre storie, qualche romanzo, ma più di tutto storia. Mi interessa la storia, perché è quello che si vive. La storia gli insegna a vivere. Dopo aver cenato, i raccoglitori d'aranci si portavano i pagliericci verso il centro dello stanzone e sedevano con le palme delle mani sul fuoco. E io dovevo leggere la Bibbia. Ero lettore di Bibbia, di Mille e una notte, e anche Don Chisciotte. Queste le tre letture fondamentali che si facevano in questi aranceti, al lume della candela d'olio. Quest'olio aveva anche un significato, perché il gabellotto, il capociurma, passava un cucchiaio d'olio per ogni raccoglitore d'arance, anche per noi panierai, e si sacrificava, insomma, per la lettura metà di questo cucchiaio. Lei fa il contadino? Sì, ho fatto il contadino. E cosa vuole? Non ho trovato colui che mi facesse studiare i libri. Se qualcuno mi avesse fatto studiare i libri, non sarei un contadino, di certo. Io sapessi, fossi stato contatto di una bella libreria come c'è qui, certamente che io non avrei fatto il contadino, lo assicuro io. Qual è la sua idea? È di progredire e far meglio tutto quello che si può, progredire, sempre progredire, perché siamo ancora molto arretrati, noi siamo molto arretrati. In questo dolce e beato paese. Si fa presto, insomma, a lamentarsi di chi non legge o di chi legge poco o male, a congratularsi con chi legge tanto e bene. Ma qual è il metro di quel male e di quel bene? Chi lo stabilisce e chi dà l'autorizzazione ad usarlo? La poesia, la musica, le arti, a cominciare da quella dello scrivere, sono un dono concesso ad alcuni e in compenso di quali meriti, o sono una possibilità e quindi un diritto di tutti? Tu sei uno scrittore che scrive in italiano, abita in Francia, cioè in un posto dove l'italiano non si parla, come fai? Il problema della lingua, io vivo un po' in Italia, un po' qui, quindi forse il problema non si pone. Certo che la mia famiglia è una famiglia plurilingue. Mia moglie parla spagnolo, lo spagnolo di Buenos Aires. Mia figlia, che ha 8 anni, va alla scuola comunale, parla francese, il parigino di una scuola comunale popolare. Io parlo sempre italiano, ma un italiano naturalmente un po' ridotto, un po' un italiano basico per essere sicuro di essere capito. E la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, non parla altro che portoghese, lingua che nessuno di noi insomma conosce. Una babele sta qui. È un po' una babele, ma che corrisponde anche alla babele che
è quello che si sente andando, non so, in metro o al bar o per la strada, perché non è che si senta, non so, l'argot di Céline o di Queneau. Ormai il proletariato parigino è in parte spagnolo, in più larga parte portoghese, più ancora nordafricano o dell'Africa nera. Viviamo in un mondo da cui è difficile trarre un nutrimento linguistico. Ma tu però non sei uno scrittore di frasi captate. Sì, forse no, sono uno. Lo eri, magari. Forse lo ero, ma adesso sì, sono uno scrittore che sta più che altro chiuso nel suo studio. Qui dentro. Qui dentro, comunque nella mia giovinezza io scrivevo molto bene in una stanza d'albergo, in un luogo completamente anonimo, forse perché allora il mondo di fuori era talmente vivo, assediante, che era lì. Adesso invece sto meglio in un luogo mio, in un luogo che corrisponda a un mio luogo interiore, a una tra specie, tutti questi libri, a una specie di biblioteca ideale che poi nella realtà non riesco mai a costituire, perché i miei libri sono sparsi un po' qui, un po' là, qui, e soprattutto la biblioteca di mia moglie. Quando ho bisogno di un libro a Parigi scopro che ce l'ho in Italia, quando ho bisogno di un libro in Italia ce l'ho a Parigi. Ma è certo che negli ultimi tempi mentre scrivo ho bisogno di consultare dei libri, cosa che una volta non mi succedeva mai. Ed ecco, forse Parigi è questo. Anche Parigi è una gigantesca opera di consultazione, è una specie di enciclopedia. I negozi, per esempio, hanno un loro linguaggio, ci sono negozi che sono come pagine di giornale o come voci di una enciclopedia. Ci sono negozi di formaggi dove vengono esposti centinaia di formaggi tutti diversi, ognuno etichettato col suo nome, trionfo dello spirito della classificazione, della nomenclatura. Ecco che se domani mi metto a scrivere dei formaggi, io esco e consulto Parigi come una grande enciclopedia dei formaggi. La vita delle metropoli crea ed esaspera l'alienazione della classe operaia, ma accresce gli stimoli e i godimenti dell'artista raffinato. Così come la Babele linguistica diventa, con la cultura, un supplemento di privilegio. Io ho avuto un'esperienza adesso recentemente con una prima elementare e ho notato che, per esempio, la maggior parte dei bambini parlavano pochissimo italiano. Non conoscevano esattamente il dialetto tedesco e non conoscevano assolutamente il tedesco. Quindi parlavano un misto di Baseldeutsch, di dialetto d'origine e così un insieme di parole italiane, di cui ecco, per la maggior parte magari non ne conoscevano il significato. È stato un lavoro terribile, cioè a questo punto qui, siccome ci sono bambini di diverse regioni d'Italia, non so, facciamo conto di 8-10 regioni d'Italia, è chiaro che almeno io penso ho scelto questa linea, insegnare l'italiano come lingua fondamentale, perché poi dopo, contemporaneamente, devono anche imparare il tedesco, cioè praticamente devono imparare, rafforzarsi il dialetto in casa loro con i genitori, imparare il Baseldeutsch se volevano comunicare con i compagni, con gli amici, imparare l'italiano, perché intanto frequentano una scuola italiana, e imparare il tedesco con l'insegnante di tedesco per sei ore alla settimana, per poter essere inseriti nella scuola svizzera. A questo punto, veramente, se questi bambini riescono a diventare pazzi, credo che hanno delle risorse superiori alla norma, perché è uno sforzo enorme. Se il caso dei figli degli emigrati italiani nei paesi di lingua tedesca è più evidente, l'impatto con la scuola tradizionale è altrettanto traumatico per quasi tutti i ragazzi nati in famiglie povere di cultura, perché quasi sempre, ancora oggi, la scuola parla una lingua per loro sostanzialmente straniera, una lingua dove parole di cui conoscono il senso si mescolano a parole sconosciute secondo regole che essi ignorano. A oltre 10 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani e dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa, le accuse mosse da Barbiana contro la scuola dell'obbligo restano così globalmente valide. Alcune cose, è vero, sono cambiate, ma non tutte, e non sempre in meglio.
Lettera a una professoressa, per esempio, documentava che lo Stato non riusciva a dare la licenza media a quasi la metà dei ragazzi italiani, che fra i ragazzi tenuti a scuola per tutti gli 8 anni voluti dalla Costituzione, un'altra metà circa ripeteva 2 o 3 volte la stessa classe, col risultato di aumentare le diseguaglianze anziché eliminarle, visto che a bocciare e a ripetere erano sempre i figli dei poveri. Grazie anche alla forza e alla chiarezza di quella denuncia, la scuola dell'obbligo aveva cominciato in questi ultimi anni a non perdere più ragazzi per strada. Il 92,1% dei cittadini italiani ha preso nel 1978 la prevista licenza media. Ma una parte cospicua di essi, un terzo, un quarto, comunque sempre i più poveri, è restata di fatto analfabeta. La scuola elementare e media dell'obbligo, cioè vergognandosi di buttar fuori tanti ragazzi, aveva cominciato a tirarseli dietro di anno in anno, senza tuttavia preoccuparsi di insegnar loro davvero qualcosa. E alla fine congedandoli, patentati e sempre illetterati. La scuola italiana dell'obbligo è così riuscita per qualche tempo a produrre diplomati incapaci di leggere, di scrivere e di fare di conto nella misura minima indispensabile a un cittadino. Ma appena questo nuovo inganno è stato denunciato, anziché mettervi riparo sostituendo alla comoda permissività l'impegno di un insegnamento serio, la scuola si è rimessa a bocciare. E i bocciati sono sempre i Gianni. Per Gianni, come lettera una professoressa simbolicamente chiama il figlio dell'operaio, del contadino, del disoccupato, dell'analfabeta, c'è sempre insomma un nuovo imbroglio. Con il pezzo di carta o senza, continuano a negargli la cultura e la lingua, gli strumenti necessari a conquistare ed esercitare il potere. Del resto, non c'è solo la scuola a emarginare e a escludere, c'è anche tutta la complessa organizzazione della cultura ufficiale, che spesso, con l'aggravante della buona fede, continua a dare di più a chi già più possiede. La provocazione delle lettere spedite da Barbiana resta valida. Ogni 2 parole c'è una punzecchiata ai patrioti, ai fascisti, ai militaristi, al vescovo, ai preti, ai comunisti, ai liberali, ai laicisti. Ma chi più nato ne mette, ognuno ha avuto la sua parte. La verve, la spiritosità del testo è data da questa assoluta mancanza di volontà di carriera. E questo è quella cosa che non mi posso donare, perché chi ha questa non volontà di carriera scrive come me, chi vuole fare carriera non scrive come me. Scrivendo come me non mi farete strada mai nella vita, in nessun posto. Don Milani ha anche ribadito in una sua lettera: gli uomini non sopportano che si scriva loro la verità, e se tutti provassi a farlo, finisci parroco di Barbiana nel migliore dei casi, o sul rogo, cioè disoccupato, nel peggiore. E allora, per l'intellettuale di mestiere, scienziato o artista, non fa differenza, si tratta di schierarsi, di scegliere se star chiuso nel proprio privilegio o se mettersi con la propria intelligenza e la propria cultura a servizio degli altri, dei non privilegiati. In Sicilia non si è mai verificato che la cultura fosse tutto un assieme. Non so come dire, è stata sempre una questione di sovrasciutture, ecco. Quella che usiamo chiamare cultura con la C maiuscola è sempre stata una specie di sovrasciutture. Lorenz, in un saggio su Verga, a un certo punto dice: probabilmente in Sicilia non esiste una sola persona colta, perché se esistesse sarebbe già fuggita. In effetti questo è anche vero. Le persone colte ci sono, ma in un certo isolamento, come tagliati fuori, come in fuga, ecco. Perché è anche giusto in un certo senso, no? Che so, Verga non è stato mai sopportato a Catania. Lo scrittore, per esempio, viene considerato un testimone scomodo, uno che dice delle cose che non si dovrebbero far sapere fuori. Anch'io ancora ricevo attacchi di questo genere, no? Perché racconto cose, anche l'esistenza della mafia, no? Mi viene rimproverato anche questo, di aver detto che esiste la mafia in Sicilia, perché rovino il turismo. Sono uscite cose su carta stampata di questo genere.
E quindi ecco perché c'è questo, questa mancanza di amalgama, di coesione tra cultura e cultura. E allora questa cultura di giù è molto più debole, perché non si riconosce in quella di sopra, del piano di sopra, diciamo. Ecco. Sì, lo sto scoprendo piano piano. Lo sto scoprendo proprio per la fatica, la difficoltà dell'incontro che ho avuto, come penso quasi tutti gli italiani, con l'istituzione linguistica, quella che la scuola, l'istituzione letteraria mi tramanda, la difficoltà a scrivere l'italiano, la difficoltà a parlarlo, che è un fatto dell'infanzia e che però mi produce sempre una situazione di trauma e anche di paura della cultura, e quindi che mi fa andare a cercare di parlare, a fare teatro nei luoghi non colti, perché mi ci diverto di più, perché la comunicazione è più corporea, è più abbracciata, e lì c'è la lingua che cammina, la lingua che mi permette di trovare anche i miei gesti che non avevo forza di appoggiare all'esterno. La mia lingua materna è ovviamente questo dialetto della Val Vetretto, che si caratterizza per esempio con forti parole schiacciate, per esempio la parola capra si dice cheur. Non soltanto io sono partito con questa lingua dialettale e ho cominciato come tutti i bambini della mia età, e poi più tardi, siccome ho insegnato 5 anni su anche nel mio paese ai bambini dai 6 ai 14 anni, il primo insegnamento era linguistico, perché i bambini arrivano alla scuola, non conoscono la lingua italiana, è una lingua straniera. Certe volte con risultati difficili, potrei raccontare questo episodio. Agli esami un ragazzo una volta, alla domanda dell'ispettore che cosa significasse la parola pomeriggio, rispose «Elo stiusapum», perché in dialetto vedrettese la patata si dice «pum», e quindi pomeriggio probabilmente voleva significare schiaccia patati. Ecco, quindi per un insegnante, e prima anche per me come allievo, il problema dell'apprendimento della lingua italiana è un momento fondamentale e che crea problemi notevoli. Perché è solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui. Che sia ricco o povero importa meno, basta che parli. Quando possederemo tutti la parola, gli arrivisti seguitino pure i loro studi. Vadano all'università, arraffino diplomi, facciano quattrini, assicurino gli specialisti che occorrono. Basta che non chiedano una fetta più grande di potere, come hanno fatto finora. La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola. Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo d'espressione, ai ricchi toglie la conoscenza delle cose. Gianni disgraziato perché non si sa esprimere, lui fortunato che appartiene al mondo grande, fratello di tutta l'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, conoscitore da dentro dei bisogni dei più. Pierino fortunato perché sa parlare, disgraziato perché parla troppo, lui che non ha nulla di importante da dire, lui che ripete solo cose lette sui libri, scritte da un altro come lui, lui chiuso in un gruppetto raffinato, tagliato fuori dalla storia e dalla geografia. La scuola selettiva è un peccato contro Dio e contro gli uomini, ma Dio ha difeso i suoi poveri, voi li volete muti e Dio va fatto ciechi. Detto questo, finita la polemica, detto questo, noi siamo disposti a trattare. Se la FIA non ritira questi provvedimenti di sospensione a tempo indeterminato, che sono l'anticamera del licenziamento, non si farà il contratto. Chi crede nella vocazione storica dei poveri a diventare classe dirigente
senza perdere la propria personalità e i propri doni, vorrà offrir loro una cultura entitativamente diversa da questa che usa. O, meglio ancora, non vorrà offrir loro nessuna cultura, ma solo il materiale tecnico, linguistico, lessicale e logico che occorre per fabbricarsi una cultura nuova, che con quell'altra non abbia nulla a che vedere. Voler bene al povero, proporsi di metterlo al posto che gli spetta, significa non solo crescergli i salari, ma soprattutto crescergli il senso della propria superiorità, mettergli in cuore l'orrore di tutto ciò che è borghese, fargli capire che soltanto facendo tutto il contrario dei borghesi potrà passare loro innanzi. Non voglio morire, signore, cioè autore di libro, ma con la gioia che qualcuno ha capito che per scrivere non occorre né genio né personalità, perché ci sono regole oggettive che valgono per tutti e per sempre. E l'opera è tanto più arte quanto più le segue e s'avvicina al vero. Così la classe operaia saprà scrivere meglio di quella borghese. È per questo che ho speso la mia vita, e non per farmi incensare dai borghesi come uno di loro. Ma io non sono sognatore sociale o politico. Io sono un educatore di ragazzi vivi ed educo i miei ragazzi vivi a essere buoni figlioli, responsabili delle loro azioni, cittadini sovrani. Ebbene, ti volevo dire una cosa importante. Soprattutto bisogna sapere che cosa dire. Cuore allegro ce l'aiuta, lo spirito afflitto secca le ossa. Non parlavano gli italiani in Sicilia come non parlavano gli italiani in Lombardia. Ovvero, se lo parlavano molto male. Le tagliatelle, riso, pasta, i capelletti. C'è anche noi donne parliamo dei problemi di politica. Voi, poveri, malati, profughi. Popolo italiano, corri alle armi! Yeah, viva l'imperatore Carlo Magno! Yeah, viva l'imperatore Carlo Magno! Perché la gente non crede più, perché è credibile. In queste condizioni non so quello che si possa fare. Com'è la tua lira? Non voglio polemizzare, ma con quelli che fischiano, sono dei coglioni. D'un colpo qui, senza mestieri, senza nulla, si sono messi a levare i porchi. Il risultato finale non è la maggior sicurezza per i passeggeri, ma è una compatizzazione del numero di aerei. Scusa, perché io parlo poco italiano? Ci ridono in faccia perché non sappiamo esprimerci come desiderano loro, no? Ha fatto 2 anni innocente per non aver commesso il fatto in galera. Anzi, c'è stata una grave decadenza dei costumi. Questo perché? Perché il governo è disgraziato. Invece ora lo scrittore ha occupato il campo e il mondo rappresentato invece si svuota. L'artista ha un obbligo morale verso il suo lettore, spettatore che sia, di dargli un concentrato di pensiero.